è nel DNA degli italiani l'illegalità, forse è eccessiva, ma era, no, per rendere l'idea. Io non sono assolutamente d'accordo che sia nel DNA degli italiani. No, ma difatti ci sono moltissimi italiani onesti e che tutti i giorni si rimboccano le maniche, lavorano, pagano le tasse, quindi questo non c'è dubbio. Come si fanno a evitare situazioni come questa, che sono paradossali? Cioè, magari l'intenzione era buona per risparmiare, c'è un appalto di 18 milioni con cui si potrebbero fare molte altre cose. Questo è uno dei grandissimi mali dell'Italia che noi denunciamo da sempre. L'Italia è uno dei paesi con il livello di corruzione percepita più alto in assoluto. Abbiamo purtroppo i primati peggiori in Europa. Laddove noi vediamo per esempio situazioni di degrado, le abbiamo sempre vicino a situazioni di grande corruzione, di grande criminalità. Il sistema degli appalti, il sistema delle grandi opere o anche nel caso della sanità non fanno eccezione. Noi da sempre richiediamo che ci sia un maggior controllo, che ci siano rendicontazioni puntuali rispetto alle spese a tutti i livelli, perché questo è il modo per far crescere insieme il paese. Ma noi viviamo non soltanto in uno Stato Italia, ma anche in Europa, dove è impossibile accedere alle rendicontazioni di grandi opere con le scuse più puerili e più assurde, e dove poi puntualmente si verificano non soltanto casi di sprechi, ma casi di malasanità che vanno a colpire i cittadini. Perché quante persone sono vittime di un sistema che per foraggiare l'illegalità, il lavoro sommerso, la corruzione, hanno poi come contropartita la morte di persone, non soltanto nella sanità ma anche per esempio nella ferrovia, laddove poi abbiamo per esempio nella ferrovia una Torino-Lyon molto discutibile, su cui non si può nemmeno accedere, perché io che sono parlamentare europeo non posso accedere alle rendicontazioni dei lavori. Ecco, questo è il vero problema che noi abbiamo in Italia. Forse con una legge anticorruzione fatta bene potremmo incominciare a risolvere i problemi, ma qui manca la volontà politica.